Amici di MS Channel, amici di MS Sport, amici social, ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life all'insegna della nobile arte pugilistica, all'insegna del grande pugilato italiano ed internazionale, all'insegna di Emanuele Siux Blandamura, il nostro gradito ospite di stasera. Ciao Emanuele, ben trovato. Ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Allora, Emanuele Blandamura, volevo fortemente un'intervista con te, ma la volevo per celebrare una grande carriera. Poco tempo fa hai definitivamente attaccato i classici guantoni al chiodo. So che hai molti progetti inerenti sempre al pugilato, che sei un ambassador della Federazione Pugilistica Italiana, che sei molto proiettato anche sul sociale, lavori sempre nell'ambito dello sport, sei un personal trainer di successo, però ecco, volevo anche celebrare la tua carriera, andare a capire tutto quello che hai fatto, quello che non hai fatto, quello che potevi o non potevi fare più di quanto tu non abbia realmente dato. Innanzitutto, come stai? Allora, innanzitutto sto benissimo, anche perché proprio quest'oggi ho tolto i tamponi, come ben sai, dal nostro grande dottore Fulvio Vaduani, il quale mi ha operato al setto nasale, e devo dire che finalmente sono tornato a respirare, e cosa che non avevo dato per scontato ultimamente. Invece quest'oggi devo dire che sono felice di poter tornare a respirare aria comune. Eh beh, c'è una grande differenza, c'è una grande differenza, amico mio. Noi purtroppo poi ci abituiamo, no? A determinate dinamiche, Esatto. ma credo che da oggi tu viva in un mondo tutto nuovo. Assolutamente sì, assolutamente questo. Ho riscoperto il sapore di respirare e non solo, anche i sapori. Cioè, quest'oggi quello che cucinava mia nonna, riscoprivo gli odori, qualcosa che avevo completamente cancellato. Allora, caro Emanuele, la prima domanda che vorrei farti è inerente a una cosa bellissima che vedo proprio dietro di te. Nella tua personalissima bacheca vedo la cintura di campione d'Italia, che ti è stata poi consegnata a fine carriera. Esatto. Non avendo mai disputato comunque il titolo italiano, non ho mai avuto questa possibilità perché di questo si tratta, e senza aprire discussioni in merito, ma semplicemente non mi è stata data l'opportunità di poterlo svolgere non per colpa della federazione, ma più che altro per vicissitudini, cioè, che capitano nella vita. Quindi la federazione a fine carriera mi ha onorato di questo bellissimo gift, questo bellissimo dono, e ne sono riconoscente più che altro al valore sportivo, quello che rappresento, quello che ho rappresentato fuori e dentro il ring. Quindi è un titolo italiano che ha un valore più importante. Ma ha un valore importante per quanto tu hai dato al pugilato italiano, ma da campione, ma prima di tutto da sportivo, avere una cintura che realmente non hai conquistato sul ring, che effetto ti fa? Ma l'avevo fatto più come un trofeo in realtà, più come una statuetta, non so, come un, no? Come la classica, ecco, come il premio Giuliano Gemma, appunto, dovrebbe essere data una sorta di premio come il Giuliano Gemma. Però dentro di me sono convinto, avendo battuto tutti gli scontri contro gli italiani, non ho mai perso contro un italiano, quindi tutti gli scontri contro gli italiani. E diciamo che poi alla fine posso anche dire a me stesso che forse posso anche dire di averla conquistata. Beh, amico mio, dopo che hai conquistato un titolo dell'Unione Europea in Austria, dopo che comunque sei diventato campione d'Europa e hai difeso anche il tuo titolo di campione d'Europa, sei arrivato a disputare un incontro per un campionato del mondo di una prestigiosissima sigla, il WBA, in Giappone contro
Ryota Murata, che abbiamo visto proprio nell'ultimo periodo, grande avversario dello spauracchio della categoria pesi medi mondiale, no? Gennady Golovkin, Golovkin, JJJ. certo. Quindi, insomma, credo che, come giustamente dici tu, la cintura è di campione d'Italia, è la ciliegina, la ciliegina sulla torta, e celebra una carriera di grandissimo profilo. Grazie Valerio, grazie. Sono contento che ho lasciato anche questo, no? Negli occhi anche di chi mi ha osservato, di chi mi ha seguito. Tu in questo caso mi hai anche annunciato sui ring più prestigiosi anche, quindi devo dire che è stata per me una soddisfazione immensa questo, no? Aver dato ciò. Allora, assolutamente, e credo poi che nell'arco del tempo, soprattutto non da giovanissimo, più con la maturazione sia tua come uomo che come atleta, sei stato anche un traino, un esempio per i tanti ragazzi, i giovani che si avvicinano al nostro sport, che comunque sognano, salendo sul ring, cominciando magari con un corso di pugilato. Poi ovviamente la passione per il combattimento, i primi incontri, il dilettantismo, eccetera, eccetera, sei stato un po' un esempio per tanti ragazzi. Anche nel corso, ecco, degli anni sei stato anche testimonial di tanti eventi minori che magari volevano te come testimonial. Addirittura una volta siamo stati anche insieme nella provincia di Frosinone, che quindi ti Come hanno fortemente voluto proprio per celebrare un grande evento, e volevano te. Tu che poi a Frosinone, ricordo. in provincia di Frosinone, ricordiamolo, sei anche diventato campione d'Europa. Esatto, nella cittadina di Colleferro, Esatto. l'oggi campione d'Europa attuale, ovvero Matteo Signani. E fu un match combattuto, sei stato proprio tu a gridare, perché quello è stato, a Eh gridare la sì. vittoria, e è stata una gioia immensa per tutti, e veramente un ricordo stupendo, indelebile. Emanuele, pensi che quello sia stato il momento più alto della tua carriera, l'aver conquistato il campionato d'Europa? Oppure pensi che la sfida con Ryota Murata in Giappone, anche per il fascino di andare a combattere dall'altra parte del mondo per un campionato così importante come il mondiale, possa essere stato il momento più alto? Ma guarda Valerio, ti rispondo, in realtà ti rispondo diversamente, ovvero ogni match ha una storia a sé, ed è vero. E io devo dire che tutti i match a questo punto importanti, chi in un modo o chi nell'altro, no? Con Ernesti, che sempre tu mi hai annunciato, con Ernesti lì ci giocavamo il primo titolo, però era un dentro fuori comunque, perché lì poteva voler dire tutto e poteva voler dire niente. E contro Ryota Murata, la ciliegina sulla torta di una lunghissima carriera, fatta di che cosa? Fatta di volontà, fatta di dedizione, e soprattutto fatta di attaccamento al proprio sogno. Quindi sono rimasto aggrappato con tutte le mie forze a quello che volevo fare, il pugile. Quindi in realtà ho tutti questi ricordi nel mio cuore e li porto con me come un cimelio, perché sono, ognuno ha la sua storia, ognuno parla di me. Ognuno parla di quello che è stato, e fortunatamente ogni match che è stato disputato in questo caso ha fatto sì che io potessi entrare nella storia del pugilato italiano. Allora, hai scritto un libro, sei molto attivo anche sui tuoi canali ufficiali social, la tua storia è nota a tutti, ma quanto ti ha aiutato nella vita essere pugile, o comunque sia la pratica del pugilato, anche per la realizzazione dei tuoi obiettivi post-pugilato? Allora, grazie per la domanda, Valerio, perché è bellissima. Questa domanda ha un valore immenso per me, perché
Una domanda del genere non va risposta con superficialità, perché il pugilato, se uno guarda bene in fondo, in fondo, in fondo, ha dei valori immensi. Tra l'altro, con la federazione stiamo portando il progetto appunto Boxando si impara. Perché questo? Proprio perché i valori dello sport sono imprescindibili, ma ciò che poi lo sport reale, ovvero il pugilato in questo caso, riesce ad evidenziare, sono aspetti che dopo ti porti nella vita per sempre. Allora io, grazie a questo sport, grazie a tutti i maestri che ho incontrato, all'esperienza che ho fatto, sono riuscito a percepire quale fosse il mio reale compito poi nella vita. Noi nasciamo con una missione, io credo in questo. Sai benissimo che sono un filosofo in questo aspetto, quindi noi abbiamo una missione. Questa missione va portata a compimento, perché se noi lasciamo è già una fortuna essere in questo mondo, però una fortuna lasciata così, senza giocarsela, è una fortuna sprecata. Allora, quando capiamo che abbiamo la vita, il dono della vita, il gift della vita nelle nostre mani, allora a quel punto possiamo realizzare il miglior capolavoro della nostra vita. E questo l'ho fatto con semplicità, perché non è proprio così difficile. Trovare la propria passione non è difficile, è stare con se stessi, anche nel silenzio, saper ascoltare, cosa che ho imparato nel tempo, che prima mi piaceva molto parlare, anche quest'oggi, perché mi ha fatto la domanda. Però ho riscoperto il sapore dell'ascolto. Ascoltare anche se stessi è molto importante. È così che poi sono riuscito a incanalare le mie forze e indirizzarli verso un progetto ancora più grande che poi sveleremo magari in seguito. Assolutamente, caro Emanuele, assolutamente. Oltretutto, credo che il pugilato ti abbia veramente aperto degli orizzonti non solo sportivi, fisici. Si tratta, come sempre, misurarsi con un avversario, misurarsi con un altro uomo all'interno delle 16 corde, con un regolamento cavalleresco, però c'è sempre la supremazia di chi vince su chi perde, ma è talmente semplice che poi alla fine spiegarlo diventa complesso, perché dietro un semplice gesto tecnico sportivo c'è un lavoro immenso. Quindi è solamente la punta dell'iceberg, quello che tutti vedono all'interno del ring, perché soprattutto, ecco, tu e i tuoi colleghi pugili sapete quante rinunce, quante serate passate a casa, anche quanti sacrifici da parte della famiglia, delle fidanzate, delle mogli, delle compagne, la dieta, quindi rinunce su rinunce, ecco, il riposo, l'allenamento, il doppio allenamento, la preparazione fisica, il nutrizionista, l'osteopata, cioè fare un qualunque tipo di sport, ma soprattutto, ecco, uno sport duro, complesso come il pugilato implica un sacrificio a 360 gradi. Solo il fatto di salire su una bilancia e spaccare la bilancia al peso stabilito, cioè chi non sa, non riesce a percepire quello che c'è dietro il sacrificio dell'essere pugile e del mondo del pugilato. Quindi quello che tu mi dici alla fine è un prospetto di tutto quello che è iniziato quando magari hai messo i guantoni la prima volta entrando in una palestra e iniziando, ecco, a dare i primi cazzotti, tra virgolette, a un sacco, e termina con un ragionamento così profondo come quello che hai fatto. Ma vedi Valerio, c'è anche un altro discorso molto importante. Io quando ho iniziato a fare la boxe, a praticare la boxe, mi svelo anche questo particolare che oggi lo ho più chiaro nella mia mente. Quando ho iniziato, in realtà era un segnale di allarme, ma verso chi? Verso cosa? Verso me stesso, voglio dire, quando tu ti confidi con un amico o vai con uno psicologo, quella si chiama terapia. Quando tu ne parli del tuo problema o di qualcosa a più persone, si chiama avere attenzione, cioè ricerca di attenzione. Ok? Quindi io in quel momento ho bisogno di ricerca di attenzione verso di me, verso un passato che mi ha, tra virgolette,
mi ha sottratto varie possibilità, però me ne ha date tante altre immense. Quindi la vita è vero, ciò che ti toglie poi ti ridà. Lì per lì non percepivo il grosso sacrificio, no? Spesso sento i miei colleghi, e anch'io ero uno di quelli all'inizio, lamentarsi sul fatto che il pugilato non sia remunerato, che sia uno sport che non ti paga giustamente, insomma, molte lamentele. Okay? Non faccio nome e cognome perché sono stato io il primo di questi in passato a esserne parte. Però in realtà non è vero. In realtà non è vero. In realtà ogni sport è a sé e non si può paragonare a nessun altro sport. Chiaramente il pugilato non è il pallone, ma detto ciò, non mi metto a fare i conti in tasca del calciatore o del pugile. Il pugilato ha delle regole, è una scelta di vita, o la fai o non la fai. Se fai il pugilato per arricchirti, va bene, ma bisogna vedere cosa vuol dire arricchimento per una persona che pratica il pugilato. Io mi sono arricchito in due maniere. A livello emotivo, a livello di esperienza e a livello economico. Beh, posso dire di non essere poi stato un pugile, ecco, sottopagato, chiaramente riportato a quello che sono i prezzi del pugilato. Il pugilato gode di ottima salute in realtà, lo vediamo. Ci sono match stupefacenti che stanno venendo a galla. Non ultimo, adesso ci sarà Giovanni De Carlo contro Scardina, un main event fantastico. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che il pugilato ti insegna a rimanere con i piedi a terra. Ok? Ti insegna a fare i sacrifici, sì, te lo insegna. E ti insegna anche un'altra cosa, che se vuoi arrivare fino in fondo in questo sport, non devi avere soltanto il talento. Perché io, per esempio, forse il talento ne avevo di meno rispetto alla volontà. Quindi quando entro in palestra, in una palestra di pugilato, tu non alleni il fisico, ma alleni la volontà. E quando tu alleni la volontà, Valerio, a quel punto devi avere un goal, un obiettivo da realizzare molto più grande della semplice fama, perché quella passa. Ma ciò che non passa è ciò che poi il pugilato fa per te. E quando riesci ad essere, ad esempio, anche fuori dalle corde, allora vuol dire che il pugilato ti ha insegnato qualcosa. Bellissimo, bellissimo ragionamento, caro Emanuele. Quando hai capito che era il momento di smettere? Perché poi è anche difficile percepire il momento in cui dire basta. So per certo che tu hai amato l'essere pugile, quindi insomma, credo sia stata una decisione dolorosa quello di dire stop. Anche perché immagino che nel momento in cui tu stavi decidendo di smettere siano poi arrivate delle proposte anche allettanti. Si parlava anche di un incontro tra te e Daniele Scardina. Penso proprio nel momento in cui facevi l'opinionista per DAZN nei primi eventi targati DAZN Matchroom Opisins 82. Avevo tra virgolette percepito che potesse esserci una possibilità per combattere con Daniele Scardina al limite dei pesi supermedi. Ecco, cosa puoi rivelarci sotto questo aspetto? Allora sì, ti rivelo che in realtà c'è stato un contatto con i miei manager all'inizio, ma poi non è diventata seria la cosa, ovvero si è pensato per pur parler, diciamo, si potrebbe pensare a un match con Daniele Scardina al limite dei supermedi. Ovviamente dopo avendoci pensato, è stata fatta anche una sottoforma di proposta, e dopo avendoci pensato, e ho abbandonato subito l'idea, semplicemente perché dalla sconfitta con Morrison, l'ultima, quindi nel 2019, forse lì è stato chiaro, non a tutti, ma a me sì, che Emanuele aveva concluso la sua parentesi sportiva. Ma non perché Morrison chissà cosa avesse in meno o in più di me, ma semplicemente perché ci sono delle ere, no? Ci sono dei tempi che vanno rispettati nella vita del pugile. E del pugile è soggettivo. Vediamo Marsili, ancora ha energia da vendere, ok? Però mentre ci sono altri pugili, magari in questo caso me, che in realtà quel fuoco non c'era più. Allora io ho sempre cercato di salire sul ring con quella miccia e con quella voglia giusta
poter vincere, giocarmela tutta. Quando sono sceso e ho perso, io ho capito che quell'energia che bruciava non c'era più. Non c'era più, allora era il momento di dire basta, perché io ci tengo a stare sul ring, gli porto rispetto e porto rispetto a chi lavora dietro il ring. Quindi quando qualcuno mi annuncia, come te, o il mio manager mi procura un match, o i miei fan vengono a vedermi, a supportarmi, io non posso, non devo deluderli. A E non pagare il nella vittoria nella biglietto. sconfitta. Esatto. Quindi non nella vittoria nella sconfitta, ma semplicemente per aver dato il 100%. Con Morrison ho dato il 100%, però mi sono accorto che dentro di me non mi andava più di soffrire. Ecco, non volevo più soffrire in questa maniera. E allora, a 39 anni, dopo quella sconfitta, ho detto, ok, ci può stare. Ci ho messo 2 anni per valutare. In questi 2 anni, non solo Scardina, ma prima di Scardina, ormai lo posso dire, è noto, posso dirlo tranquillamente, c'è stato anche un contatto con Meravilla Martinez, volevamo fare il match in Spagna, e non si sono mai avviate le trattazioni perché alla prima offerta che ci è stata fatta abbiamo subito declinato. Non voglio neanche dire quanto è stata, però io per dire no, quindi è stata molto, molto bassa. Scusate il rito, ma non per altro, perché ricordo che magari se avessi avuto 20 anni l'avrei fatto pure gratis. Solo che devo anche pensare che per me è il lavoro, devo anche pensare che ci sono dei colpi e i colpi vanno ben pagati. Allora, facciamo un gioco, Emanuele. Vai. Io ti faccio dei nomi inerenti a quello che è la tua carriera pugilistica o comunque persone che sono state importanti per te, sia come crescita, come uomo, come atleta, come pugile, come campione. E tu mi fai un piccolo excursus sul nome che io ti faccio, ok? Ok. Allora, Manuel Ernesti. Manuel è stato il lancio nei palcoscenici del Sioux. Quindi, semplicemente grazie Manuel, hai fatto un grande match. Allora, ecco, diciamo perché ti ho fatto questo nome, perché credo che il match con Manuel Ernesti sia stato proprio il crocevia della tua carriera. Prima dell'incontro con Manuel Ernesti, sì, tu hai fatto i tuoi step da professionista, però realmente non avevi avuto l'occasione di poter dimostrare e di fare, capito, quel salto verso poi la carriera che hai fatto successivamente. Ecco, e come giustamente hai detto tu, in precedenza, quel match è stato un match dentro fuori, ossia quello poteva essere il match che doveva far decollare anche la carriera di Manuel Ernesti se lui avesse Certo. vinto. Invece hai vinto bene e ti sei poi lanciato successivamente verso la tua carriera, definitivamente verso la tua carriera. Esatto. Il match con Manuel è stato l'inizio reale della vita del Sioux titolata. Quindi si può dire che da lì ho iniziato a vincere titoli, a meritare titoli e a mettere dei dubbi anche su pronostici che magari potevano essere facilmente messi in discussione. Ovvero quando poi ho fatto il match per il titolo d'Europa, qualcuno ha detto, ma vedete che questo vince. Allora, archiviamo Manuel Ernesti che salutiamo affettuosamente Grande e mano. andiamo avanti, andiamo avanti. Marcos Nader. Wow. Marcos abbiamo fatto il tiro dell'Unione Europea, non era neanche il campionato d'Europa, però io lo considero un campionato d'Europa, perché Nader era, sotto tutti i punti di vista, l'uomo che poteva starci, che era un tiro d'Europa e non dell'Unione Europea. Aveva già battuto molti italiani nel suo palmares e doveva difendere il suo titolo. E quindi in realtà Marcos è stato un salto
in quello che poi è il mio campo internazionale, no? Quindi entrare meritatamente nel campo internazionale. Quindi anche Marcos, uno step difficoltoso, difficile a casa sua, davanti ai 25.000 spettatori, che è lì fui tu che annunciasti la vittoria nel match di Marsili contro Pasquale Di Silvio, che tu eri lì a presentare, che era il Tiro d'Europa loro. E lui e tu lì hai annunciato a tutti Brandamura, il nuovo campione dell'Unione Europea in Germania, e ci fu un grande applauso. Quindi ogni cosa che mi ricordi è Assolutamente, stupenda. assolutamente. Io fui colui che ti ha annunciato, che ha annunciato la vittoria contro Malone Ernesti. Ho dato io l'annuncio proprio sul ring del campionato d'Europa Marsili Di Silvio della tua conquista dell'Unione Europea e ti ho fatto il nome di Marco Snatter perché mentre come per Ernesti è cominciata poi la tua carriera titolata, con Marco Snatter praticamente ti sei poi lanciato verso il campionato d'Europa, che è stato poi il momento più alto, e infatti l'altro nome che ti faccio è Matteo Signani. Beh, Matteo Signani è stato il match dei match. Allora, io lì avevo anche un pochettino una vendetta, tra virgolette, perché io affrontai Signani nel 2001 nei campionati d'Italia. Eravamo a Foggia e ricordo che lì fui sconfitto da Matteo. Però ero anche sicuro di non aver dato il mio 100%, insomma, non parti, non ero partito, non, mi è successo dei match che non riuscivo a partire. E quel match fu con Matteo, ricordo che c'era anche Nino Benvenuti quella sera, e fui sconfitto al primo match, e questo mi dispiacque molto. Quindi ho detto, dentro di me ho pensato di fare una rivincita, e quella rivincita l'avrei vinta. L'avevo già detto a me stesso, ora è facile dirlo perché poi il match l'ho vinto, però non semplicemente perché infatti è finito per split decision, quindi vuol dire che ho affrontato un signor pugile, non solo l'ha dimostrato su di un ring, ma dopo l'ha dimostrato vincendolo 3 volte il campionato d'Europa e anche in Francia. Assolutamente d'accordo con te, caro Emanuele. Proseguiamo, proseguiamo e ti dico Eugenio Agnuzzi. E che te dico, Eugenio è il mio papà della boxe. Ormai devo dirlo così: è il mio papà della boxe. Cioè, io ho avuto molti maestri a cui ringrazio tutto. Ho avuto il nonno della boxe, Fiormonte con Mancini, nonni, no? Poi ho avuto lo zio della boxe, Mario Mazzai. Ho avuto lo zio scapestrato della boxe, Tonino Zonfrillo, ma poi ha avuto il papà della boxe e questo si chiama Eugenio Agnuzzi. Penso che più di questo non posso dire, perché dicendo papà nella nostra cultura è chiaro a tutti chi era per me e chi è per me Eugenio. Salvatore Cherchi. Salvatore, stupendo, insomma, mi ha Salvatore accompagnato. e ovviamente Christian, quindi la famiglia Cherchi. Certo, ma è chiaro, per la famiglia Cherchi posso solo che ringraziarla perché hanno creduto in me. Era il 2008, ero seduto da Rosati a Piazza del Popolo, la prima volta che incontrai Salvatore Cherchi. Io ero seduto lì con Giancarlo Marinelli, Francesca Minardi, Vincenzo Cantatore, appunto Salvatore, e l'autista di Salvatore. E ricordo che io ero seduto lì e dicevo, col caffè davanti a me, dicevo, cioè, tu te rendi conto che io sto qui parlando del mio contratto con Salvatore Cherchi? E quasi che non ci credevo, no? Perché dicevo, a te pare, a te, ma chi sono io, no? Per poter pensare di poter stare con Salvatore, perché Salvatore è Parisi, Piccirillo, insomma, ha guidato molti pugili nella carriera. E quindi mi sentivo al settimo cielo, soltanto di poter star lì a parlare di progettualità per me. E questo per me è stato l'inizio poi di una grande escalation. Michael Buffer, Vabbè, vale. Io dico che solo una cosa.
Ti sei tolto una grande soddisfazione anche essere annunciato da Michael Buffer, perché Oh, io sono stato annunciato da tutti i migliori ring announcer. Qui in Italia Valerio Lamanna è un'istituzione. Sono stato annunciato da Michael Buffer, dai, quello di Murata, perché non mi viene mai il nome. Jimmy Lennon Junior. Jimmy Lennon Junior, e da David Diamante. E da quell'altro che non mi ricordo mai, no, questo veramente non me lo ricordo mai, Sam Vincent, che lui è un amico di Christian e Salvatore, però non mi ricordo il nome. Beh, comunque, i più li ho detti. Beh, ovviamente ti ho fatto il nome di Michael Buffer perché non so se sia realmente il più bravo, ma sicuramente il più popolare, il più conosciuto, il più iconico. La domanda era proprio in riferimento ai grandi annunciatori che ti hanno annunciato. Quindi anche questo fa parte, no? Ogni bel quadro ha la Certo. sua cornice. E credo che i tuoi quadri siano stati incorniciati con le migliori cornici. Questo è certo. Sì, Valerio, sì. Infatti ci sto bene nella storia. Non sono stato il più grande, però mi sento bene di essere entrato nella storia. Allora, Emanuele, io te l'ho lasciato per ultimo questo nome perché è un nome a te molto caro e un nome che sicuramente ti darà tanta emozione e che sicuramente ti farà rispondere in maniera complessa rispetto a tutti gli altri perché ha degli aspetti molteplici, no? Sia a livello umano, sia a livello di motivazionale, a livello sportivo, a livello pugilistico. Nonno felice. Ho socchiuso gli occhi apposta, me lo immaginavo che me lo chiedevi. Beh, Purtroppo strano perché. non posso, siamo in un'intervista privata, quindi non posso chiamarti un applauso, uno standing ovation, ma se fossimo davanti a una platea adesso, capendo l'emozione di sentire il nome di tuo nonno, ti avrei sicuramente chiamato un applauso, una standing ovation per te e per quello che è stato e per quello che continua ad essere tuo nonno all'interno della tua vita. E è difficile trovare le parole, però possiamo dire che lui è stato l'ispirazione di tanto, se non tutto di tanto. Vedi, la morte è inevitabile nell'essere umano. È stupido pensare che si possa evitare. Non si evita. E arriva nel momento più impensabile, ma arriva. Io mi sono emozionato perché, non perché ho pensato a mio nonno che oggi non c'è più. Ma mi sono emozionato, Valerio, sai perché? Mi sono emozionato perché lui ha fatto la seconda guerra mondiale, ha fatto il maresciallo dei carabinieri, mi ha cresciuto. Ed è rimasto nel cuore di tutti. Allora,
È bellissimo vedere la tua emozione e queste poche parole bastano a far capire la dimensione, la grandezza, lo spessore della persona. Non ti chiedo altro al riguardo, anzi, mi scuso anche per. Mi scuso perché sembra che io ecco, abbia voluto approfittare, no? della situazione per magari metterti un attimino in difficoltà sotto questo punto di vista. Vado a spiegare che durante l'ultima parte della tua carriera, e io sono ben felice e orgoglioso di averne fatto parte e di essere stato una delle tue cornici, come abbiamo detto prima, tu ti sei fatto annunciare da me, Emanuele Felice Siux Blandamura. E io, negli ultimi incontri, anche negli ultimi tuoi campionati vinti, ti ho decretato vincitore, ti ho annunciato sul ring, ti ho fatto entrare sul ring, ti ho presentato al tuo avversario e a tutti i tuoi tifosi col nome di Emanuele Felice. È per questo che mi sono permesso di fare questa domanda, perché e ho messo nonno Felice all'interno di questa rosa di nomi importanti all'interno della tua carriera sportiva, ma per quanto riguarda nonno Felice, proprio per la tua vita, proprio Dovevi, la persona più importante per Emanuele, non potevo non nominarti Felice. Non potevo. no, E quindi ti ringrazio perché mi hai fatto bene, non mi hai fatto male, quindi non devi chiedermi scusa, però ho avuto la possibilità, ecco, tu mi hai dato la possibilità di ricordarlo ancora e ancora e ancora nella mia vita come esempio. Sai, ci sono pochi esempi, no? Gli eroi di solito dovremmo essere noi nella nostra vita e non seguire degli eroi, le gesta di altri eroi, ma dovremmo essere noi gli eroi della nostra vita. Però in questo caso io credo che mio nonno è stato l'eroe di tante persone che l'hanno ascoltato, perché nella sua dolcezza, nella sua sensibilità, nel suo sorriso, lui ha espresso il valore della vita, che bisogna essere felici, qualsiasi cosa accada. E io credo che lui l'abbia fatto ampiamente questo, abbia trasmesso il messaggio non solo a me, ma a tutte le persone che lo hanno conosciuto, compreso te. Quindi io credo che oggi sono felice che tu mi hai fatto questa domanda, felice come mio nonno. E poi sai benissimo che adesso c'è il nostro docufilm, che ci sei anche tu protagonista. Che è nelle sale, nei festival, quindi adesso per un anno sarà nei festival, quindi adesso siamo iscritti a tantissimi festival, se riusciremo a vincere qualche premio, lo spero, e dopodiché magari, che sa, magari su Netflix, su Amazon Prime, non lo so, magari qualcosa succederà. E lì mio nonno sarà ancora presente, quindi come vedi, non voglio essere una persona, no? Tra virgolette, come ti posso dire, rurale, o meno ignorante, mi sembra troppo pesante, perché andrei a offendere anche dei personaggi che magari credono nella morte in maniera diversa da me. Quindi uso rurale, ok? Non voglio essere così definito soltanto perché oggi non c'è più, allora io vago nel dubbio, nella perplessità della vita. No, tu hai toccato una corda in me. Ciò che non ha fatto Paolo Perego quando sono andato in Rai 2, per carità, che parlavamo di mio nonno, anche lì mi sono sentito il gozzo alla gola. Però tu l'hai detto con una semplicità non programmata. E questo ha fatto sì che mio nonno uscisse fuori nella naturalità, nella sua essenza. Quindi io non sono legato alla morte in questo aspetto, ma sono legato alla vita. Beh, sai, alla fine la cosa bella di Fighters Life, la cosa bella delle interviste che facciamo noi di Fighters Life è il fatto che quasi il 100% delle chiacchierate che faccio con i nostri ospiti
sono chiacchierate tra amici, chiacchierate con persone con cui ho condiviso tanto, con cui c'è un rapporto amicale, con cui c'è una confidenza, con cui veramente ecco, possiamo dire di essere stati a cena tante volte, di aver mangiato nello stesso piatto, di aver dormito nella stessa stanza, di averci emozionato io con la voce e voi ecco, con le vostre imprese sul ring. Quindi c'è un'empatia e c'è comunque una sintonia che nessun altro grande professionista che ci possa essere può avere, no? Cioè, è ovvio che io riesco magari ad arrivare a toccare determinate corde proprio perché magari quelle corde sono stato io nel mio piccolo a montarle, no? Sulla chitarra, sul pianoforte che poi realmente rappresentate voi. Quindi Valerio, per me è più bello, così. posso dirti una cosa? Ricordati, Come no? ricordami questa cosa, se è possibile. A fine intervista, a fine chiacchierata, voglio farti una domanda. Come no? Volentieri. Vai. Volentieri. Dai, Vai. siamo alla decima ripresa, ne mancano due. Allora, Vai. undicesima ripresa. Tra pochi giorni ci sarà Daniele Scardina, Giovanni De Carolis. Due pugili che tu conosci molto bene, due ragazzi che si sfidano, uno perché ha fame di voglia e voglia di arrivare a combattere per qualcosa di veramente importante e ha già fatto vedere, ha già fatto trapelare di poter meritare delle chance importanti, l'altro che ha già vinto un campionato del mondo, Giovanni, e che invece non vuole perdere l'ultimo treno, magari per poter raccogliere un'ultima grande chance della carriera. Come vedi questo match? Allora, facciamo un passo indietro. È un match fattibilissimo per entrambi. Uno perché Daniele, come dici bene tu, è la scommessa. Ok? È la scommessa italiana, voglio dire così. La scommessa italiana, quindi il suo reale valore probabilmente lo dimostrerà nella serata di venerdì prossimo. Non che non l'abbia fatto fino ad oggi. Però sarei una persona non corretta dicendo che Giovanni è un pugile pronto a rialzarci ogni qualvolta lui è caduto, no? Quindi lui è sempre stato pronto a battersi e non ha mai mollato. Lasciando il match dell'Europeo, che anche a me non è piaciuto, ma anche se stesso non è piaciuto, neanche a lui stesso si è piaciuto, però ha anche dei problemi fisici in quel match, però io credo che È stato operato in una spalla dopo quel match. esatto, al gomito, Al gomito. al gomito. Io dico questo, Valerio. Daniele ha veramente la possibilità di mostrare le sue reali intenzioni per il proseguo della sua carriera. Giovanni ha la possibilità di rilanciarsi, visto anche che Daniele, insomma, non è l'ultimo arrivato, quindi, come ho detto poc'anzi, è un pugile valido. Non stiamo parlando di un pugile che non ha caratteristiche, non ha dimostrato di avere un valore. No, 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 no. Non critico Daniele. Daniele è un pugile che può far bene, però questo, io credo che questo sia un match che ponga i due in una sorta di dentro fuori, magari più per Giovanni il dentro fuori che per Scardina, però comunque in entrambi i casi ne usciranno tutti e due ridimensionati, o nel bene o nel male, ma ridimensionati sicuramente. Ottima analisi. E non posso non farti una domanda su un ragazzo che tu conosci molto bene perché lo hai avuto anche come compagno di palestra,
forse lo hai visto veramente crescere e muovere i primi passi all'interno del ring a un certo livello e che adesso è il campione del mondo del pugilato italiano. Sto parlando di Michael Magnesi. Allora, Maicolino è un ragazzo, anzi ormai quasi uomo, diciamo, ma non per l'età, per il fatto che ha accumulato esperienza da quello che era il ragazzo di un tempo, no? Quindi oggi è un uomo del ring. Michael ha del talento, lo ha dimostrato, lo dimostrerà ancora di più in seguito. Io credo che quando Michael arriverà a disputare un campionato del mondo WBA, WBC, WBO e IBF, nel senso che sono le quattro sigle mondiali più importanti. Però credo che Michael quel giorno sarà all'altezza dell'evento, qualsiasi esso sia l'avversario. Io ho molta fiducia in Michael, ho molta fiducia nel suo staff. Qui sono stato un anno con Mario Massai e quindi credo che anche Davide Buccioni, il suo manager, credo che riuscirà sicuramente Davide a fare un buon lavoro perché ha un elemento di qualità. E sicuramente Michael farà bene, ok? Farà bene, non dico nella vittoria o nella sconfitta che a me non interessa, ma come pugile che va sempre al di là della vittoria o della sconfitta. Cioè, Michael è uno che sa soffrire nel ring. Questo vuol dire che, non, cioè, anche se gli ultimi match, fortunatamente ha vinto prima del limite e anche in maniera palese, io l'ho anche visto i match in cui è andato in difficoltà, che ha resistito, ha risposto e ha sovrastato dopodiché l'avversario. Quindi comunque ci sono anche dei messaggi da parte di un pugile che non sono solo salgo e faccio il campione, salgo, faccio il campione, ma lo dimostro anche nelle difficoltà. E Michael ha tutti questi elementi, ok, per poter mettersi in un piedistallo in questo aspetto, ok, in cui potrebbe veramente conquistare un altro titolo del mondo prestigioso come appunto le sigle appena elencate qualche secondo fa. Ultima domanda, caro Emanuele, ultimo round. Allora, un libro, un docufilm, una grande carriera alle spalle come pugile, cosa c'è nel futuro di Emanuele Blandamura? Allora, bene, allora, come futuro cosa c'è? Nel mio futuro c'è tanto. Appunto, ho riscoperto il silenzio ed è un elemento fantastico. Il mio silenzio passa, e non è a caso che li ho qua, passa attraverso i libri, uno in inglese e uno in italiano. Che vuol dire che sai parlare inglese? No, vuol dire che a me piace scoprire, mi piace migliorarmi. Quindi sì, leggo inglese, prendo lezioni in inglese, ma non per essere migliore di qualcuno, ma per essere migliore del manuale di qualche tempo fa. Quindi a me piace, mi piacciono le sfide, a me piace migliorarmi. Quindi le mie sfide sono nell'automiglioramento, migliorarmi sempre. Perché se tu hai questa caratteristica, allora non riesci a vedere il bicchiere mezzo vuoto, lo vedi sempre mezzo pieno. Allora io nella mia vita adesso farò un corso, ne farò un altro, e poi ne farò un altro ancora. Intanto farò quello del 20 maggio con il professor Vincenzo Gengaro. Per ciò che riguarda il PNR, quindi mental coaching, life coaching, per saper incanalare, per saper ricoprire un palco anche con le giuste terminologie e non parlare soltanto, no, di emozione, di cuore, ma anche saper usare i giusti verbi, no? Ok? Le giuste frasi, Far passare dei messaggi anche in maniera più easy, più short, più Certo. corta. E questo credo che sia essenziale, non il passaggio più corto, ma è essenziale l'automiglioramento. Quindi nel mio futuro che cosa c'è? C'è la ricerca, una ricerca costante. Adesso sto facendo con un mio amico, stiamo programmando un viaggio in India, un retreat spirituale in realtà andrò a fare. E
metà settembre dovrei partire una ventina di giorni per l'India, proprio per un retreat spirituale, quindi fatto di meditazione e di una cultura diversa dalla nostra, però appunto imparando cose, imparando che ci sono vari aspetti nella vita, non solo uno. Potrei citarne tanti di esempi, ok? Però mi fermo qua, perché sennò non vorrei aprire polemiche, perché bisogna sempre capire, no, che ci sono dei limiti nei dialoghi, nelle discussioni. Quando tu vai sopra, diventano malinterpretazioni, e quando diventano malinterpretazioni, si creano bisbigli e nessuno li vuole. Allora, mi piace questa cosa perché concludiamo questa nostra intervista lasciando, non chiudendo le porte, ma lasciandole aperte. Quindi lasciamo aperte queste porte per un futuro ricco di molte, molte situazioni, molti progetti, molto lavoro, molta voglia di migliorare, molta voglia di migliorarsi, molta voglia di interagire con nuove persone, con nuove energie. Quindi lasciamo queste porte aperte e magari lasciamo aperta anche la possibilità di tornare qui con noi e di raccontare quello che poi sarà il futuro di Emanuele Blandamore. Ma certo, Valerio, permettimi un'ultima cosa che poi magari viene sovrastata soltanto la ricerca in se stesso, ma in realtà c'è anche un qualcosa di anche più consistente, ovvero, come dicevi tu, ambasciatore della federazione, quindi portando nelle scuole i nostri progetti. Sono anche consigliere nazionale presso l'ente del CONI OPES, quindi comunque anche lì ricopro un ruolo del terzo settore, nel sociale, e quindi cerco sempre di costruire dei rapporti importanti. Ho avuto occasione di confrontarmi con tante persone, Walter Nudo, Alessandro Cecchi Pavone, tanti personaggi, l'onorevole Giusy Versace, e comunque sono tutti pronti a fare del bene. Quindi se uniamo le forze, ecco, questo voglio anche dire, una progettualità futura potrebbe anche essere un unire le forze per una progettualità che va ad incoraggiare i giovani, perché i giovani esistono. Sono forti e hanno delle possibilità stupende. Quindi, secondo me, il futuro è tutto da scoprire, è tutto nelle nostre mani e questo si sta creando. Però adesso permettimi l'ultima domanda che volevo farti prima. Adesso quindi ok, facciamo uno switch, quindi Emanuele diventa il conduttore e Valerio diventa l'intervistato. Vai, tutto tuo. Valerio. Voglio farti questa domanda. È una secca, ma precisa. Cosa hai provato quando hai annunciato Emanuele Siux Blandamura? Allora, io conoscendo tutta la tua storia e comunque ecco, partendo da quel famoso match con Manuel Ernesti, è stato sempre una carica emozionale importante annunciarti. Questo perché comunque tra noi c'è stato sempre un grande rispetto, una grande amicizia, una grande simpatia, che va al di là del rapporto lavorativo nel pugilato, cioè noi ci siamo spesso sentiti anche solo per un saluto, per un augurio a Natale piuttosto che per il compleanno, quindi si è creata una bella amicizia e spesso ho sofferto con te perché ecco con il match con Signani, anche se poi ovviamente devo mantenere, no, un distacco perché in quel momento sono un cerimoniere ufficiale, quindi non posso essere tifoso, ma è ovvio che con due pugili italiani sul ring necessariamente devo mantenere una neutralità, ma è anche ovvio che l'amicizia che ci lega mi faceva pendere verso te. Allo stesso modo ho sofferto con te anche durante l'incontro, ad esempio, con Michel Soro a Milano quando combattessi per il campionato d'Europa e
e ti ho visto in grandi difficoltà contro un grandissimo pugile che poi è stato ed è ancora tra i migliori pound for pound nella Voglio. categoria super welter e medi addirittura. Quindi tanta 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 emozione quando sono stato sul ring con te, quando ti ho annunciato, anche perché poi c'era anche un discorso legato, ecco, alla tua musica d'ingresso, quindi ecco il discorso legato al tuo legame con i nativi americani, quindi col popolo Sioux, ed è stato sempre una grande emozione chiamarti sul ring. Ovviamente poi Allora. questo credo che si sia anche sentito quando poi andavo a presentare tutti i tuoi titoli, ad elencare tutto quello che avevi vinto, andare, ecco, a creare una sorta di cerchio, no? Di chiusura con quello che tu facevi sul ring e quello che magari io facevo prima del tuo combattimento. Ecco, si è vista questa sintonia anche, tra virgolette, passami il termine, lavorativa e non solamente emozionale ed amicizia. Allora, hai visto? Non era difficile. No. Essere se stessi è la cosa più facile al mondo. Mi vuoi chiedere qualche altra cosa? No, voglio solo dirti grazie. Io ringrazio te, anche perché poi ogni fine rappresenta solamente l'inizio, no? Di qualche altra cosa. Quindi è finito solamente un capitolo, ma se ne sono aperti altri due. Quindi avremo modo e maniera sicuramente di interagire ancora. Magari ecco, non ti chiamerò più all'interno del ring come pugile, però ecco, magari nei tuoi tanti progetti, se vorrai includermi all'interno di qualunque tua situazione, se hai bisogno del mio aiuto, della mia esperienza, sai assolutamente come cercarmi e come trovarmi. Valerio, grazie, grazie di cuore, grazie a tutti voi, a Fighters Life, grazie ovviamente a tutte le persone che ci hanno ascoltato, che mi supportano e che ci supportano. Il pugilato ringrazia anche te, Valerio, per quello che fai, fuori dalle corde, nella trasmissione, come persona, come ragazzo e come lavoratore. Sei un infermiere, sei anche una persona occupata moltissimo, aiuti tante persone, a me ha aiutato tante volte a farmi l'orecchio, poi il naso, cioè all'altro nostro amico Federico Cadizzone, quindi se devo dire grazie anche per questo, no? Francesco Fulvio Paduano, e anche grazie a voi che l'ho conosciuto, se no non mi avrebbe mai operato, no? Quindi Certo. sono stato indirizzato da te anche in questo aspetto, quindi grazie, grazie a voi. Grazie caro Emanuele per tutte le emozioni che ci ha dato sul ring e per quelli che continuerai sicuramente a darci o da dietro una scrivania o con un microfono in mano o dietro, che ne so, non escludo nulla, magari dietro ad un angolo come preparatore, come maestro, come uomo di pugilato in generale. Grazie, grazie cari amici di Fighters Life per averci ascoltato anche questa sera. Vi invito come sempre a rimanere con noi e a seguire l'angolo neutro a cura di Yuri Alviti che andrà in onda subito dopo la nostra trasmissione. Vi invito sempre a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti, alla prossima settimana.
talk about old-time great fighters, I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.